Buonasera, benvenute e benvenuti a una nuova edizione del TG6. In apertura la cronaca con la notizia di oggi, perché dopo 27 giorni di ricerche ininterrotte e con l'impiego di mezzi e risorse straordinarie, di speranze, sia pure flebili, e di grande commozione e dolore di un territorio intero, il velino ha restituito i corpi dei quattro escursionisti di Avezzano, anche se il quarto, localizzato, verrà recuperato domani, perché oggi le operazioni sono state interrotte per pericolo valanghe dovuto alle alte temperature. Proprio quella valanga che ha colpito Valeria Mella, 25 anni, laureata in fisioterapia e amante del teatro, la cui salma è stata recuperata per prima. Il fidanzato Gianmarco Degni, 26 anni, studente, e poi Gianmauro Frabotta, di 33 anni, l'ingegnere dell'ENI, e Tonino Durante, di 60 anni, è grande appassionato di montagna, togliendogli la vita in una disgraziata domenica dal tempo incerto lo scorso 24 gennaio, che avrebbe dovuto essere di divertimento e spensieratezza. Frabotta nel 2019 aveva scalato il Nepal, issando in cima il marchio della bottega di specialità abruzzesi del padre, al quale aveva fatto questa promessa speciale. E così oggi la tragedia che si è consumata sul Monte Velino a Valle Maielama, a 1800 metri di quota, si è materializzata con le famiglie che hanno conosciuto la verità impietrita da un dolore dopo aver seguito da vicino tutti i giorni dal campo base ogni fase delle operazioni di ricerca dei loro cari. Avezzano e la Marsica hanno partecipato profondamente alle emozioni forti di questa tragica vicenda, da molti definita la più grande tragedia dopo il terremoto che nel 1915 ha rasato al suolo il capoluogo marsicano. Ora tutto il territorio è in lutto, i cittadini si sono stretti idealmente intorno alle famiglie dei quattro dispersi, molti molto conosciuti e stimati in città che la montagna ha restituito. Solo dolore è immenso, la città e la Marsica partecipano all'insopportabile dolore di tutte le famiglie colpite da una tragedia immane, ha spiegato il sindaco di Avezzano, Giovanni Di Pangrazio, con la voce rotta dopo, dalla commozione, mentre sul Monte Velino è stato ritrovato il terzo corpo. Dopo i falsi allarmi dei giorni scorsi, stamani i cani hanno trovato la traccia giusta, arrivando a Valeria e poi ad altri due corpi recuperati e portati all'obitorio dell'ospedale di Avezzano, individuando anche l'ultimo corpo. A guidare i soccorritori, arrivati al numero di oltre 100, instancabili per tutti i 27 giorni di attesa, è stato il fiuto di un cane dei carabinieri che ha trovato la giovane sepolta da un muro di neve di circa 12 metri, proprio dove la stavano cercando fin dall'inizio. Cambiamo argomento e veniamo alla questione Covid. Province di Teramo e L'Aquila ancora in zona arancione, mentre resta in vigore l'ordinanza regionale che pone il pescarese e il chietino in zona rossa. È quanto deciso oggi dalla cabina di regia, che ha quindi mantenuto l'Abruzzo tra le regioni di livello intermedio di restrizioni. Rimane però l'allarme per il tasso di occupazione negli ospedali, nelle terapie intensive, è al 38,6%. La cabina di regia ha analizzato i dati e il ministro Speranza ha deciso. L'Abruzzo resta in zona arancione anche per la prossima settimana. Metà Abruzzo, visto che rimane in vigore l'ordinanza regionale che pone le province di Chieti e Pescara in zona rossa. L'indice di contagiosità RT in Abruzzo è a 1,17. La zona rossa sarebbe scattata automaticamente al valore di 1,25. Non cambia nulla, noi continueremo a mantenere la zona rossa per le province di Chieti e di Pescara. Continuare a fare uno stretto monitoraggio su tutto il territorio, ho chiesto a tutte le ASL di continuare praticamente quotidianamente a verificare l'andamento epidemiologico dei singoli territori, anche per rivalutare queste decisioni sull'opportunità o meno di inserire altri comuni in zona rossa se ci sono situazioni preoccupanti o viceversa se nelle province di Chieti e Pescara, dopo una settimana di zona rossa generalizzata, si possa cominciare a delimitare invece un'area meno pericolosa da restituire alla condizione, diciamo, arancione o comunque quella del resto della regione. Rimane però allarmante la pressione sugli ospedali. Oggi 3 persone in più sono in terapia intensiva, per un totale di 73 pazienti su 189 posti disponibili. Il tasso di occupazione sale quindi al 38,6%. 546 pazienti, meno 6 rispetto a ieri, sono invece ricoverati in area medica per un tasso di occupazione di pochi punti percentuali al di sotto della soglia di allarme del 40%.
Oltre all'RT, forse in Abruzzo ha pesato per mantenere l'arancione proprio la decisione autonoma di porre metà regione in zona rossa. Degli odierni 494 nuovi casi di Covid, circa la metà sarebbero infatti nella provincia di Pescara, dove a preoccupare la facilità con cui si diffonde la variante inglese. Dei 7.209 test processati nelle ultime ore, tra antigenici e molecolari, ha dato esito positivo quasi il 7%. Oggi 9 ulteriori morti, 5 dei quali riferiti a decessi dei giorni scorsi e comunicati solo oggi dalle ASL, che portano il bilancio delle vittime a quota 1.608. E considerando anche i 416 guariti delle ultime ore, attualmente in Abruzzo vi sono 12.377 positivi accertati, 69 in più rispetto a ieri, di cui è ospedalizzato circa il 6,5%. È cominciata questo pomeriggio la campagna vaccinale a Penne. Dopo la somministrazione delle dosi per il personale sanitario dell'ospedale San Massimo, è toccato poi ai primi over 80 di ricevere la prima dose del vaccino. Entro martedì si punta a vaccinare anche le prime 500 persone che hanno aderito alla campagna. Non sono mancate oggi le polemiche politiche tra il PD locale e l'attuale amministrazione comunale. Stefano Recanati. Tutti saranno vaccinati, tutti saranno, prima di essere, diciamo, di essere vaccinati, saranno chiamati 2 giorni prima della vaccinazione, quindi quelli che vengono chiamati devono recarsi qui al Palatenda. Rassicura tutti così Antonio Baldacchini, responsabile direttore delle vaccinazioni per quanto riguarda il comune di Penne. In tanti sono rimasti fuori dalla lista per il primo giorno di vaccinazioni, a cui partecipano cittadini over 80, persone fragili e forze dell'ordine, i quali, ricordiamo, hanno manifestato il loro interesse tramite il sito della Regione Abruzzo. Noi su quell'elenco non possiamo intervenire e quindi dei 450 circa che sono arrivati nel primo elenco, oggi ne vogliamo realizzare 120. In questa prima fase saranno 120 le persone a cui sarà iniettata la prima dose di vaccino del tipo Moderna, mentre le restanti 380 persone saranno chiamate per l'inizio della prossima settimana. Penne, Popoli e Pescara sono i primi 3 punti vaccinali sul territorio della provincia di Pescara. Certamente abbiamo una popolazione che va più lentamente, ma sono sempre, diciamo, favolosi perché hanno la voglia di venire qua e di farsi il vaccino per cercare di bloccare questa pandemia. Io ringrazio già da adesso, voglio ringraziare tutte le persone che in orario, diciamo, dopo il servizio sono qui oggi per poter dare un aiuto. Non sono mancate però le polemiche. Il Partito Democratico attacca l'assessore comunale con delega alla sanità Pinatulli, la quale è stata reclutata dalla ASL di Pescara per effettuare la somministrazione dei vaccini. A discapito, continua il PD nella persona di Andrea Vecchiotti, di tanti altri medici. Prontamente è arrivata la risposta della Tulli, che si difende così. Io credo che non sia un'accusa, sia una normale dialettica politica che in questi casi si potrebbero evitare. Per quanto riguarda le vaccinazioni, ho partecipato alla piattaforma ministeriale e alla piattaforma regionale, quindi è tutto alla luce del sole. Sono un medico, sono un libero professionista e come tutti posso aderire su piattaforme. Continuiamo a parlare di vaccini. Dal 24 al 28 febbraio prende il via a Teramo la vaccinazione destinata agli over 80 e ci si potrà prenotare anche in farmacia. Intanto buona l'adesione dello screening avviata dall'Ordine degli Avvocati di Teramo, il primo in Abruzzo a realizzarlo. Tania Bonici Castelli. Teramo si mobilita nella lotta al coronavirus tra screening di massa e campagne vaccinali. Dal 24 al 28 febbraio prende il via la vaccinazione degli over 80 e l'amministrazione comunale sta predisponendo luoghi adeguati. Le prenotazioni al vaccino potranno avvenire non solo sul portale dell'ASL, ma anche attraverso le farmacie del territorio. Chi è allettato sarà invece raggiunto a casa dal personale medico. Intanto buona l'adesione alla prima campagna di screening avviata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati
di Teramo per i propri 1200 iscritti, il primo a farlo in Abruzzo. L'iniziativa adottata fa parte del più ampio progetto Giustizia e Sicurezza, finanziato dallo stesso Consiglio dell'Ordine e da Cassa Forense. Questo screening è stato sostenuto economicamente proprio dall'Ordine degli Avvocati? Sì, i costi, ovviamente il personale è stato messo a disposizione della ASL, la struttura è stata messa a disposizione dal Comune. Io ci tengo a ringraziare il direttore generale della ALS, il dottor Pinto che ci ha coadiuvato, il sindaco D'Alberto che è stato disponibilissimo e che hanno reso possibile questa iniziativa in questi termini e con questa, diciamo, comodità. Per il resto i costi vivi sono stati sostenuti dal Consiglio dell'Ordine, che ha aderito a un finanziamento della Cassa Forense. Abbiamo presentato un progetto proprio per usufruire di finanziamenti per misure anti-Covid, quindi è cofinanziato dal Consiglio dell'Ordine e dalla Cassa Forense. Un segno della responsabilità che gli avvocati conservano e manifestano in questo periodo, come conferma la grande adesione a questa iniziativa. Uno screening importante questo, che insieme alle procedure di ingresso e distanziamento concordate con i responsabili degli uffici giudiziari potranno aiutare a contenere i contagi da Covid-19 in un settore come quello della giustizia, già duramente colpito dalla grave pandemia. Com'è cambiata la vita di un avvocato in questo ultimo anno di Covid? È cambiata tanto, diciamo che adesso ci siamo anche un pochettino assuefatti a queste nuove modalità, ormai è passato un anno, è un anno che lottiamo con un nuovo modo di lavorare, udienze telematiche, udienze da remoto, all'inizio ci siamo scontrati con una miriade di provvedimenti e è stato difficile, ma adesso ci stiamo abituando a ripartire perché siamo anche una categoria forte che sa sempre rialzare la testa quando serve. Sono partiti questa mattina a Pescara gli screening per la marineria e gli operatori portuali, ce lo racconta Paolo Renzetti. Comandante, quella di oggi è una giornata importante per la marineria pescarese, per gli operatori portuali, perché è in atto questo screening fortemente voluto e che è stato soprattutto fortemente voluto anche dalla direzione marittima Abruzzo Molise. Sì, è un'iniziativa molto importante, nata dall'Associazione Armatori di Pescara, immediatamente condivisa sia dal Comune di Pescara nella persona del Sindaco che dalla Direzione Marittima, e che ha trovato immediatamente anche il supporto dell'ASL, della Camera di Commercio di Pescara e dell'Autorità di Sistema Portuale. Ci siamo quindi immediatamente attivati per un supporto logistico organizzativo, mettendo a disposizione i locali della stazione marittima per effettuare questa attività di screening anti-Covid a beneficio di tutto il personale che opera in porto, anche perché si tratta, ripeto, di una operazione di sicurezza a beneficio non soltanto degli operatori portuali ma anche delle loro famiglie. Poco fa c'è stata anche la visita del sindaco di Pescara, questa sinergia tra direzione marittima, ASL e amministrazione comunale è importante anche per prossime iniziative di questo genere. Sì, ma è chiaro che in questa fase così difficile, così delicata, le amministrazioni pubbliche hanno il dovere di collaborare quanto e più di prima. Noi ci siamo interessati nel mentre la marineria pescarese via radio ci aveva chiesto se era possibile da oggi e domani fare i tamponi molecolari. Ci siamo attivati, ieri mattina mi sono attivato, la notizia è arrivata intorno alle 8:30, abbiamo fatto un briefing presso la cabina di porto di Pescara con il direttore marittimo, il capitano di vascello Salvatore Minervino, il vice comandante Baretta, e poi abbiamo messo in piedi tutta la macchina organizzativa. Il sindaco di Pescara in linea con noi, che ha fatto richiesta alla Camera di Commercio per avere la stazione marittima, quindi si sono messi intorno al tavolo le migliori forze della città. E nell'arco di 4 ore ieri mattina, iniziate alle 9, all'1:30 abbiamo finito tutto. Oggi abbiamo dato questa grande opportunità ai pescatori, a tutta l'agenda di mare, perché è previsto per tutta l'agenda di mare, questa opportunità. Questa oggi è per i tamponi, successivamente saranno per i vaccini. Questo significa fare buona amministrazione e mettere intorno ai tavoli le brave energie. Chi le ha, le ha messe a disposizione. Ieri mattina c'è stata
ringrazio il presidente Strever della Camera di Commercio, il suo direttore generale, che si sono attivati tutti, e quando le cose ci sta la buona volontà, si dice, con la buona volontà si arriva dappertutto. Andiamo avanti con la cronaca, 20 milioni di euro sequestrati tra beni mobili e immobili e 62 persone indagate nella maxi inchiesta della Guardia di Finanza di Teramo e della Procura Aprutina. Nel mirino una società del settore dei carburanti per autotrazione. Alfredo Primante. In gergo viene chiamata frode carosello, cioè un giro di fatture per operazioni inesistenti che consente di evadere l'IVA da versare all'erario. I militari del nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Teramo hanno scoperto un giro d'affari da oltre 91 milioni di euro, pilotato da una società del Teramano che opera nel settore dei carburanti per autotrazione, con 9 distributori nelle province di Teramo, Ascoli Piceno e Fermo. Le 54 imprese fantasma di cui si serviva, secondo le indagini, avevano la funzione di interporsi nella transazione commerciale in modo da risultare i falsi acquirenti del prodotto petrolifero, che poi veniva ceduto alla società beneficiaria della frode non solo ad un prezzo inferiore a quello di mercato, ma consentendo anche di beneficiare della detrazione dell'IVA. Le cartiere, prive sia di strutture aziendali che di capacità economiche e con sedi legali fittizie, infine venivano fatte fallire. Attestati ai 62 indagati i reati di emissione di fatture per operazioni inesistenti e dichiarazione fraudolenta. La complessa attività illecita viene denominata frode carosello. Il prodotto petrolifero veniva ceduto a società cosiddette cartiere che avevano il solo compito di produrre documentazione fiscale fittizia da inviare alla società acquirente della merce. Le 54 imprese cartiere identificate nel corso delle attività investigative erano risultate già coinvolte in analoghe indagini per essere anche evasori totali. Complessivamente sono 62 le persone indagate, tra cui anche i due amministratori della società oggetto dell'accertamento, e nell'ambito dell'operazione Le Fiamme Gialle hanno dato esecuzione anche ad un decreto di sequestro preventivo di 20 conti correnti bancari, 10 immobili e quote societarie e 4 aziende riconducibili agli indagati, per un ammontare complessivo di oltre 20 milioni di euro corrispondente all'IVA evasa. Riapre la mensa dell'Università di Teramo, all'inaugurazione oggi presenti il rettore Mastro Cola, il governatore Marsilio e l'ADSU di Teramo, l'azienda per il diritto agli studi universitari. Vediamo. Riparte il servizio mensa, che è un servizio essenziale per la didattica in presenza. Noi il 1° marzo inizieremo il secondo semestre e dare ai nostri ragazzi la possibilità di consumare il pasto dentro la loro mensa è fondamentale. È una mensa che è stata pensata con un forte contenuto di innovazione tecnologico, all'altezza quindi di un ateneo, che ha anche tra i suoi scopi esattamente quello di una ricerca scientifica applicata, messa in sicurezza su tutti i criteri anti-Covid. Sono diventati non un qualcosa di più che viene aggiunto a una mensa tradizionale, ma una riprogettazione completa di tutto il sistema. Sono due le attività che abbiamo fatto, che abbiamo rinvestito, riorganizzato tutta la mensa. Una è con il software e quindi con la parte applicativa, e l'altra invece è la riorganizzazione fisica della mensa. C'è un borsellino elettronico che ogni studente realizza all'interno della sua accreditamento che c'ha sulla piattaforma nostra dell'azienda, e questo borsellino elettronico viene ricaricato e quindi lo ricarica autonomamente. Ogni volta che genera un QR code con l'app che abbiamo realizzato, verrà generato un QR code e accreditato il costo del pasto. Lo studente può prenotare per mangiare in sala o per prendersi il cestino e mangiare a casa, mangiarlo fuori in un giardino, mangiarlo all'esterno. E quindi abbiamo tarato i numeri massimi e le turnazioni. Le turnazioni perché ogni volta che si turna all'interno della mensa verrà sanificata e quindi passa il secondo turno. Quindi lo studente prenota su che turno vuole entrare a mensa con un numero massimo e quindi entra in sicurezza perché ha il posto sicuro, col distanziamento, con il tavolo sanificato, lo spazio sanificato. All'interno invece abbiamo cambiato tutto l'arredamento e tutto il sistema.
I consiglieri comunali di centrosinistra a Pescara criticano la politica dell'amministrazione Masci di mettere piste ciclabili nelle strade più trafficate, in particolare quella di Viale della Pineta. Vediamo. Proseguono ormai da giorni a Pescara le polemiche sulla pista ciclabile di Viale della Pineta. L'amministrazione comunale ha già annunciato che a breve verranno apportate delle modifiche, ma il centro-sinistra non ci sta e attacca la giunta Masci. Nelle ultime ore anche la FIEB e l'Automobile Club Pescara avevano manifestato perplessità sull'attuale progetto. Il sindaco qualche giorno fa ha scritto: si tratta di un fraintendimento, probabilmente tra il direttore dei lavori e la ditta, rimetteremo tutto quanto a posto, quando non vado io a fare i sopralluoghi sui lavori succedono queste cose. In realtà non è così, a un sindaco non è chiesto di andare sul cantiere, anche se ci va naturalmente è benvenuto, è chiesto però di controllare gli atti. Qui non c'è nessun fraintendimento, questa è l'atto di determina, la variante sbagliata nei presupposti per cui è stata determinata, e chi tecnicamente conosce le cose magari lo leggerà, ma soprattutto che prevede questa variante dopo mesi di blocco di questa pista ciclabile, che è costata ai cittadini di Pescara 54.000 euro. Questo ai cittadini di Pescara costa 54.000 euro e costerà, secondo me, circa 20.000 euro anche per eliminarla. Ma c'è una cosa che dimostra ancora di più quanto non è vero, non sono vere le dichiarazioni del sindaco. Allegata alla delibera, alla determina, scusate, la determina tra l'altro è sottoscritta dal dirigente di fiducia del sindaco, il dirigente dei lavori pubblici Fabrizio Trisi, l'allegato alla determina porta chiaramente quello che sarebbe stato realizzato qui. Quindi approvato dal dirigente di fiducia del sindaco, non si tratta di alcun fraintendimento. E allora il sindaco che vuole visitare i cantieri, a lui diamo un consiglio: prima di tutto assuma coraggio, non scarichi la colpa su ditte e professionisti che hanno lavorato, guardi chi ha assunto al comune di Pescara e controlli gli atti che fa, perché di questa determina ne sentiremo ancora parlare. Certo, io da grande appassionato di arte all'inizio pensavo fosse una installazione di street art di un artista contemporaneo, invece oggi siamo resi conto che quella è ciò che questa amministrazione ritiene opportuno per una pista ciclabile. Abbiamo capito che il guaio è grosso. Abbiamo fatto molte commissioni qui su questo punto, al riguardo della pista ciclabile, proprio per capire e organizzare al meglio questo tipo di intervento. Ma quando una cosa non piace, non interessa, come questa amministrazione non interessa assolutamente la mobilità alternativa e la ciclopedonalità, ecco il risultato. Le cose vengono fatte senza alcun tipo di cura, di attenzione, perché non sono a cuore, non sono interesse di questa amministrazione. Siamo così giunti alla pagina sportiva del nostro telegiornale. Partiamo dal calcio di Serie B. Questa sera alle ore 21 Frosinone-Pescara. E allora andiamo in diretta proprio a Frosinone, allo stadio Stirpe, dove c'è collegato per noi Paolo Renzetti. Buonasera Paolo, oggi prima partita del nuovo allenatore sulla panchina biancazzurra. Sì, buonasera a te Giuseppe, esattamente, buonasera da Frosinone. Esordio per il terzo allenatore del Pescara in questa stagione, la prima allo stadio Benito Stirpe, che è alle nostre spalle, di Gianluca Grassadonia. A lui il compito arduo di cercare di salvare il Pescara. Esordio per il tecnico di origine campana, tutt'altro che semplice, in casa della formazione di Alessandro Nesta, un Frosinone che è reduce dalla vittoria ottenuta in trasferta sul campo di Chiavari con la Virtus Entella. Per il Pescara c'è invece da riscattare la sconfitta dell'ultimo turno casalingo. Nell'ultima trasferta invece i biancazzurri avevano pareggiato per 2-2 sul campo della capolista Empoli. Pescara ultimo in classifica, inutile sottolinearlo, occorre una vittoria per continuare a sperare nella salvezza. Questa sera biancazzurri
lavori qui in terra laziale con diverse assenze, quella più pesante sicuramente quella di Seter, che non è stato convocato per problemi fisici. C'è anche Balzano che è squalificato, ci sono altre defezioni. Per quanto riguarda la formazione che il tecnico pescarese dovrebbe mandare in campo, ci sarà il 3-5-2, dunque si proseguirà almeno nel modulo sulla strada tracciata da Roberto Breda. Per quanto riguarda le scelte, ovviamente non abbiamo ancora le formazioni ufficiali, possiamo ipotizzare quello che potrebbe essere l'11 del Pescara con Fiorillo in porta, in difesa Bocchetti e Scognamiglio sono certi del posto, e poi ballottaggio tra Gut e Drudi, e Drudi sembra in leggero vantaggio, potrebbe tornare in campo dopo quasi 4 mesi. A centrocampo sulle fasce dovrebbero giocare Bellanova da una parte, sulla destra Masciangelo sulla sinistra, e poi Busellato, Macin o Tabanelli e Valdifiori, da vedere quali saranno le scelte del tecnico pescarese. In avanti, e come detto, non c'è Seter, giocherà Odgaard, e al suo fianco dovrebbe esserci Galano. Anche in questo caso si tratta di un ritorno in campo per l'ex attaccante di Bari e Foggia dopo l'infortunio di Salerno. Per quanto riguarda il Frosinone, intanto io chiedo a Gaetano Tereo di inquadrare quello che sta accadendo alla nostra destra, perché ci sono circa 300-400 tifosi del Frosinone, e forse Giuseppe vedrai i fumogeni che sono stati accesi proprio ad un centinaio di metri dalla nostra postazione, perché sta arrivando, è arrivata da pochi istanti la formazione del Frosinone allo stadio, e i tifosi stanno facendo sentire il loro calore proprio ai giocatori di Alessandro Nesta. Queste ovviamente sono immagini in diretta in tempo reale di quello che sta accadendo all'esterno dello stadio Benito Stirpe, dove sono stati accesi diversi fumogeni. Tornando alla partita, dicevamo del Pescara, con quello che potrebbe essere l'11 da mandare in campo contro il Frosinone, come dicevo potrebbe esserci spazio dall'inizio anche per Galano. Nella formazione Ciociara, anche in questo caso ci sono diverse assenze, grazie intanto a Gaetano Tereo che ci sta mostrando queste immagini. Nel Frosinone ci sono diverse assenze, ma ci sono anche 4 ex giocatori del Pescara, 3 dovrebbero scendere in campo dall'inizio. Si tratta di Castanos, di Capuano, pescarese doc, difensore centrale, e poi per quanto riguarda ancora gli ex della formazione Ciociara, ricordiamo Carraro, che però dovrebbe andare in panchina. Nella formazione titolare del Frosinone dovrebbe giocare dal primo minuto Pietro Iemmello, attaccante ex Perugia, ex La Palmas, che è stato seguito dal Pescara sia nel mercato estivo che in quello invernale, dunque riflettori puntati anche sull'attaccante del Frosinone, che è stato in odore in passato di vestire la maglia del Pescara. Dirigerà l'incontro il signor Meraviglia della sezione di Pistoia. Si fanno sentire i tifosi del Frosinone, ma noi dallo stadio Benito Stirpe di Frosinone possiamo restituire la linea allo studio. Grazie Paolo, grazie anche per queste anticipazioni. Ovviamente le formazioni non sono ancora ufficiali, quindi è ancora presto per dire se in casa biancazzurra ci sarà una rivoluzione con il nuovo tecnico, il terzo di questa stagione, ma lo scopriremo anche con diretta stadio alle ore 20:30. Potrete seguire la partita con Andrea Costantini e i suoi ospiti, insomma vedremo questa giornata di Serie B come si concluderà. Noi andiamo avanti con il nostro telegiornale, ancora sport, stavolta il calcio di Serie C. Luca Di Matteo e Daniel Birligea, oggi esami per loro, si sono infortunati, entrambi salteranno il match di Castellammare di Stabia di dopodomani. Improbabile anche la convocazione di Mungo. Sul momento difficile del Teramo ascoltiamo le parole di Francesco Bombagi. Questo è un momento importante per noi per il proseguo della stagione, quindi dobbiamo dare qualcosa in più. È normale che più passano le partite e meno vinciamo, più si farà pesante questa situazione, quindi dobbiamo cercare il prima possibile. Se ci è mancato qualcosa prima, dobbiamo darlo adesso. La fortuna ci mette davanti un'altra partita domenica, quindi dobbiamo cercare di andare a Castellammare e dare il massimo. Magari prima abbiamo sentito troppo profumo,
come si dice, eravamo un pochettino troppo profumini, adesso dobbiamo cominciare a sentire un po' gli odori, quindi penso sia questo che ci sta mancando, onestamente. Credo che non è un discorso fisico, è un discorso di, magari all'inizio, sai, eravamo più liberi, cioè non avevamo la pressione di dover fare il campionato di vertice per forza, perché la squadra non è partita per fare un campionato di vertice per le prime tre posizioni, nemmeno forse per le prime cinque posizioni. Quindi eravamo molto liberi. Il momento che ti trovi davanti al fatto con quell'esploat inizio campionato importante, capisco che la pressione possa generare qualcosa di diverso. In questo momento le cose non vengono, l'unica cosa che possiamo fare è continuare a lavorare per cercare di trovarci, perché noi le nostre lacune penso che le abbiamo mascherate nelle prime partite, perché questa squadra ha delle lacune, non c'è niente da fare. Poi ha del potenziale, sì, ma è una squadra che ha delle lacune, altrimenti non è una squadra per competere per la prima posizione, detto onestamente. Quindi se abbiamo sopperito quelle lacune con l'atteggiamento, con l'agonismo, con la voglia di rincorrere finché non ci casca la lingua per terra, dobbiamo ritirarlo fuori, perché solo così penso che possiamo cercare di invertire questo trend. I campionati poi sono sempre particolari, non è che sempre vince chi dovrebbe, e via dicendo. Questa squadra ha fatto vedere che potrebbe lottare più tranquillamente per il terzo posto, in questo momento si sta allontanando, ma non neanche perché stanno correndo più di tanto, ma perché noi purtroppo ci siamo fermati in questo momento. Noi dobbiamo fare il meglio che possiamo fino a fine anno, dove arriveremo, quella sarà la posizione che siamo meritati. Io ripeto sempre questa cosa, perché quando ti mancano degli episodi, delle situazioni, a me la sfortuna non piace definire sfortuna, gli episodi capitano per un motivo, perché ti manca qualcosa, perché non hai l'attenzione giusta come squadra, perché non hai l'intensità giusta come squadra, altrimenti non ti capita. Quindi la posizione che raggiunge a fine anno sarà quella che si è meritata. Prima di chiudere vediamo rapidamente gli aggiornamenti per quanto concerne il calcio a 5 e la pallavolo. Partiamo dal calcio a 5. In A stasera alle 20, tra pochissimo, al Pala Rigopiano la capolista Acqua e Sapone Unigros ospiterà il Lido Ostia, mentre domani alle 16 la Color Max Pescara, senza l'appiedato Dudu, giocherà ad Avellino contro il Sandro Abate. In A2 domani alle 16 la Tombesi Ortona riceverà il Lucrezia, mentre in B pure alle 16 è in programma il Real Dem Montesilvano Itria. In A femminile domenica alle 16 il Montesilvano andrà a Scandicci. In A2 la capolista Francavilla ospiterà il Santa Maria Nuova. Il Florida Pescara andrà a Perugia e l'Orione se la vedrà ad Avezzano con il Foligno. Per quanto concerne invece il volley, in A2 la Sicortona scenderà domenica alle 18 sul campo del Fanalino di Cona, Lucano, Lago Negro. In A3 insidiosa trasferta pure domenica alle 18 ad Aversa dell'Abba Pineto a caccia del 12° successo consecutivo. In B domani alle 18.30 il Paglieta riceverà il Lucera, mentre alle 20 l'Alba Adriatica sarà ospite del Potenza Picena. In B1 femminile domani alle 16 la Connetti Chieti andrà a Casal de Pazzi, domenica alle 17.30 Valle Anzuca di Francavilla, big match tra Altino e Sant'Elia. In B2 domani alle 17 al Palo Orfento il Gada Pescara 3 se la vedrà con la prima della classe Porto Sant'Elpidio, mentre l'altra capolista Arabona è attesa alle 19 dal Pagliare. Alle 17.30 le Teramane dell'Impianto Pianti Futura giocheranno invece a Permo. E con questo possiamo concludere questa edizione del TG6. Il prossimo appuntamento è alle 23, ma vi ricordo che nel frattempo a partire dalle 20.30 potrete seguire con diretta stadio il match di Serie B tra Frosinone e Pescara. Per ora è tutto, grazie e una buona serata.